2007 è l'evento di riferimento in questa stagione per la comunità italiana di Second Life. L'evento si sviluppa in 4 serate di selezione ed una dedicata alla finalissima, con l'incoronazione di Miss Heatland 2007. Il Migliani del metaverso si chiama Luigi Vandever, owner della land che ospita l'evento, supportato dall'immancabile Alice Mastroianni, in veste di conduttrice della manifestazione. Primo premio, 150.000 Linden Dollars, pari a circa 565 dollari statunitensi. Sì, avete sentito bene. Il premio più grande messo in palio da una comunità italiana. Ma non finisce qui. La futura reginetta sarà testimonial ed immagine dei prodotti marchiati Heatland fino al gennaio 2008 e infine poserà per un calendario distribuito anche in real life. Serata incandescente, finalista in fibrillazione, ecco, si comincia. Ore 22:30, pubblico rigorosamente in abito da sera. Ancora qualche secondo e sulla passerella rossa cominciano a sfilare le possibili reginette, sorridenti e visibilmente emozionate. Vestono casual, jeans e t-shirt, ma il meglio deve ancora arrivare. Già quando sgambettano in bikini con colori nazionali non ci sono parole e il silenzio della platea ne è la conferma. Decise e tutte al massimo, leg permettendo. Dopo aver sfilato con vestiti modello Blade Runner, danno libero sfogo alla loro bellezza avatariana indossando fastosi e colorati vestiti da sera. E alla fine, dopo la rituale spasmodica e ansiosa attesa, ecco il nome della vincitrice, Julie Lowey. Capelli biondi cortissimi, décolleté mozzafiato, abito viola. La ragazza è realmente emozionatissima. E se potesse, ci regalerebbe pure una lacrima a prova della sua commozione. Per la cronaca, la vera Julie ha 33 anni, faceva la modella e ora ha una piccola attività come organizzatrice di fiere e convegni a Pisa. Su Second Life balla in discoteca, ma assicura che adesso ha intenzione di godere della notorietà acquisita. È proprio vero, la bellezza non ha confini.